Ed ecco insieme a noi il parlamentare del Movimento 5 Stelle, Paolo Parentela, a cui vogliamo rivolgere la questione: a che punto siamo con le trivelle adesso in Italia? Beh, siamo purtroppo in un punto molto sgradevole, anche perché i territori, le regioni, hanno promosso questo referendum che si terrà il 17 aprile e il governo invece va, in un'altra direzione. Quindi, siamo in un punto veramente, drammatico, oserei dire. E per questo noi oggi ci incontriamo qui in Calabria per organizzarci, per fare il più possibile, per lottare il più possibile e coordinarci per effettuare una campagna referendaria, ad hoc e per convincere non solo i calabresi ma tutti gli italiani a votare questo referendum, soprattutto le regioni che magari non sono coinvolte dalle trivellazioni, soprattutto loro devono andare a votare per proteggere tutto il territorio nazionale, sia il mare e sia i corrispettivi territori. Quindi invitiamo tutti alla partecipazione perché non c'è democrazia senza proprio la partecipazione di tutti i cittadini. Dal pacco impastato con Paolo Parentela dei 5 Stelle vi proponiamo un importante clip su una tecnica di ricerca, credo che sia. Guardate cosa succede. Quindi abbiamo visto l'airgun, questa tecnica così devastante. Quali sono le problematiche connesse? Beh, le problematiche purtroppo sono diverse, ma quelle più dirette sono quelle che coinvolgono i cetacei, coinvolgono tutta la fauna marina. È una tecnica molto invasiva. Noi ci siamo opposti e purtroppo questo governo ha inserito l'autorizzazione a questo tipo di ricerca, quindi l'airgun, proprio in un provvedimento a cui noi ci tenevamo molto. Mi riferisco alla legge sulle ecomafie. Noi, il governo ha inserito l'autorizzazione dell'Ergan proprio nel provvedimento, per le ecomafie, per gli ecoreati e purtroppo è passato. Noi eravamo favorevoli alla legge quella sugli ecoreati, ma è stato inserito al Senato anche l'autorizzazione Ergan. Questo per dimostrare come questo governo, in un provvedimento che doveva salvaguardare l'ambiente, ha inserito una legge proprio che va contro appunto la salute in questo caso dell'ambiente marino. È una tecnica invasiva, è una tecnica che utilizza anche la Marina Militare. Esistono altre tecnologie molto più sostenibili, ma non per cercare il petrolio, perché noi abbiamo fatto anche un'interrogazione al ministro alla Guidi e anche al ministro Galletti, per rendergli evidente che esistono altre tecniche più sostenibili, ma non per ricerca di petrolio o gas, come in questo caso, ma semplicemente per monitorare lo stato di salute dei nostri fondali e anche per cercare magari rifiuti tossici, come purtroppo sono stati sversati negli anni passati nei nostri mari, sia nel Mar Mediterraneo, nel Mar Ionio e nel Mar Tirreno. Quindi sì, ci sono le tecnologie più sostenibili, ma questo governo fa tutt'altro, ovviamente spianando la strada ai petrolieri. Paolo, quindi chi è il fronte Notriv?
Il fronte No Triv siamo noi del Movimento 5 Stelle, per fortuna ci sono anche altri partiti come SEL, ci sono anche tutti i comitati che in tutti questi anni hanno sempre condotto questa battaglia, quindi il Comitato dei Due Mari presente qui a Lamezia, il Comitato Raspa dell'Alto Ionio Cosentino e poi c'è il coordinamento nazionale che poi è radicato su tutti i territori regionali. E, ripeto, è un'impresa difficile purtroppo perché questo governo ha deciso una data, il 17 di aprile, che è molto vicina e quindi abbiamo poco tempo per fare la campagna referendaria. In più questo governo ha deciso di buttare proprio dalla finestra 300 milioni di euro per questo referendum quando potevano accorparlo magari insieme alle elezioni amministrative che sono a giugno. E poi per dire stop alle trivellazioni in maniera definitiva purtroppo non sarà questo referendum, questo è solo un primo passo per dire no alle trivellazioni e quindi il Movimento 5 Stelle e anche altri comitati hanno espresso la loro volontà di raccogliere le firme per un altro referendum nel 2017, sia per dire stop a tutte le trivellazioni e anche inserendo altre tutele come i beni comuni sull'acqua, abrogando anche il Job Act e la buona scuola, tra virgolette, di Renzi. Quindi si apre una bella stagione di referendum a partire da quest'anno, del 17 aprile, e per concludersi poi nel 2017, senza dimenticare anche la riforma, la schiforma costituzionale di Renzi, che si terrà appunto il referendum nel prossimo autunno. L'appello di Paolo Parentela al referendum No Triv. Allora, andiamo a votare tutti insieme per portare avanti questa politica di tutela dell'ambiente, che vuol dire anche risparmio energetico e energie rinnovabili. Non abbiamo più bisogno di petrolio e di devastare i nostri mari nel nostro territorio. Invitiamo tutti i cittadini a fare questo primo passo con il referendum del 17 aprile, per abrogare appunto una prima parte delle trivellazioni. Quindi per abrogare questa legge bisogna votare sì, perché il referendum appunto è abrogativo, quindi mi raccomando non ci confondiamo con il no, bisogna votare sì per abrogare questa legge sulle trivellazioni. Quindi invito tutti i cittadini a partecipare e a condividere queste informazioni. Grazie a Paolo Parentela, parlamentare del Movimento 5 Stelle, rimanete con noi.